è un istituto di rilievo nazionale e che svolge una funzione importantissima nell'organizzazione della ricerca storica, l'argomento che conserva le fonti prodotte dagli organi centrali dello Stato, e quindi noi amiamo definirci come l'istituto che conserva la memoria documentale dello Stato d'Italia, dello Stato nato con l'unità d'Italia. Anche per questo motivo io spero di rivedervi nel corso del 2011, quando sarà allestita in questa sede la mostra sui celebra, la più importante mostra che a Roma celebrerà i 150 anni dello Stato d'Italia. Oggi, la giornata di oggi è tutta la mostra che rimarrà aperta fino al 15 di gennaio, è dedicata ad Ignazio Silone. Silone, lo vedrete più avanti, è una figura formidabile e straordinaria. Io sono davvero felice di ospitare questa manifestazione che ha davvero un rilievo importantissimo. Ma sono felice anche di ospitare questa manifestazione perché viene, molti di voi venite oggi dall'Abruzzo, dall'Aquila, dalla Marsica, da Rezzano, e io in qualche modo sono legato all'Aquila perché prima del dottor Ferruzzi ho diretto l'archivio di Stato dell'Aquila, sono rimasto diciamo fino alla vigilia del terremoto del 6 aprile. E successivamente però ho partecipato insieme poi a tutti gli archivisti, insieme a Ferruzzi, al salvataggio della documentazione che era conservata all'archivio di Stato dell'Aquila. È stata un'operazione condotta davvero con grande celerità ed efficienza. Oggi l'archivio di Stato dell'Aquila, benché a Bazzano, però vive in una situazione diciamo di grande funzionalità e di grande efficienza. Nella mia breve esperienza aquilana poi ho avuto modo di avere dei contatti molto proficui e anche affettuosi con Pescina, con il Centro di Studi Silone e con gli amici Martorano Di Cesare e Sebastiana Ferrari, che hanno poi condotto il riordinamento delle carte di Silone presso il Centro Studi, e poi hanno curato questa mostra che poi vedrete più avanti nella giornata. Sono tutti motivi diciamo di soddisfazione. Ne unisco anche un altro, ed è diciamo il rilievo storico per la storia dell'Italia del Novecento, che è la figura di Silone. E a margine della manifestazione di oggi, a margine della mostra, noi come Archivio Centrale dello Stato riteniamo che sia opportuno, nella fase conclusiva, nei giorni conclusivi della mostra, quindi parliamo della seconda settimana di gennaio, organizzare poi un incontro anche sulla figura di Silone scrittore. E sulle vicende anche che hanno visto Silone oggetto di discussioni, di polemiche, che hanno avuto poi sul ruolo che Silone ha avuto, sui rapporti che Silone ha avuto con la polizia durante il ventennio fascista, e che hanno avuto poi origine, queste discussioni, questi studi, queste indagini, dalle fonti documentari che poi conserviamo qui all'Archivio Centrale dello Stato. Quindi è assolutamente doveroso che si apra anche uno spiraglio di discussione su questi aspetti. Concludo questo mio saluto a tutti voi e lascio la parola alla professoressa Liliana Piombi, che coordinerà poi tutti i lavori di questa giornata.
docente dell'Università dell'Aquila, con cui ci siamo incontrati al premio Silone nel 2008, quando però il premio internazionale Silone fu conferito ex aequo a Barbara Spinelli e a Pavone, a Claudio Pavone, quindi fu una bella manifestazione che poi fu realizzata a Pescina e, come dire, anche il mondo dei Pertini ebbe tramite la figura importantissima di Pavone un ruolo molto importante. Grazie. Grazie il sovrintendente degli archivi centrali dello Stato. Grazie allora al dottor Attanasio, sovrintendente degli archivi dell'archivio centrale dello Stato, cioè l'archivio più importante dello Stato unitario.